Allora, siamo con Leone, un esordio poco fortunato, anche se ti sei districato benissimo, hai avuto un impatto notevole su quell'intervento, colpo di testa di Mensah che ha respinto benissimo. Purtroppo la Casertana ha perso nel finale perché era in 10 uomini. Sì, sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché all'improvviso essere catapultato innanzi a 1.000-1.500 persone non è facile, per me poi che sono di Caserta e oltretutto anche tifoso della Casertana. Però diciamo che sono stato anche fortunato in quella parata, che mi sono trovato lì e ho spinto e sono riuscito a prenderla. Poi c'è stato un mio errore sull'espulsione di Giovanni, dovevo rilanciare avanti, invece ho visto Pezzullo andare dalla palla corta e sul fallo, anche che secondo me non era da doppio giallo, comunque c'è stata l'espulsione. Diciamo questo episodio ha compromesso la partita. Non avete nulla da recriminare, perché voi la gara l'avete giocata, ripeto, condizionata un po' dall'infortunio del portiere titolare e un po' dall'espulsione di Ruscio, se no la gara comunque la Casertana la conduceva. Sì, indubbiamente penso che se non fosse stato espulso Ruscio la partita non sarebbe finita certo con questo risultato, però comunque possiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto, non ho alcun rimpianto. Davanti a tantissimi tifosi il tuo esordio? È stata una cosa bellissima, non me l'aspettavo, perché comunque ormai sono più di 2-3 mesi che vado in panchina, mi alleno bene, diciamo è arrivato il mio momento in una partita così importante, anche se non è stata baciata da un esordio fortunato.